Amici di automobile.it, la vita di tutti i giorni è sempre più spesso routine. Il ripetere meccanicamente le stesse cose potrebbe involontariamente farci commettere imprudenze, anche gravi. Come ad esempio abbandonare in auto il nostro bimbo seduto sul seggiolino. Vediamo quindi come la tecnologia può venirci incontro. Anche il legislatore è intervenuto con una legge che rende obbligatorio l'utilizzo dei cosiddetti dispositivi anti-abbandono per tutti i bambini fino al quarto anno di età. Ora, senza entrare nel merito di leggi, commi, multe e omologazioni, di cui molto si sta ancora discutendo, soffermiamoci su cosa sono questi dispositivi, sul loro funzionamento, costo ed efficacia. Per prima cosa dobbiamo distinguere i dispositivi anti-abbandono dei seggiolini auto per bambini in tre differenti tipi: quelli integrati direttamente nel seggiolino dell'auto, quelli integrati direttamente nell'auto, proprio come un accessorio, e quelli da applicare esternamente ai seggiolini a propria volta, da dividersi in modelli universali, quindi che possiamo spostare da seggiolino a seggiolino, oppure realizzati ad hoc per una determinata marca. Il dispositivo antiabbandono, in base ai moltissimi modelli in commercio, può essere un cuscinetto da inserire sulla seduta del seggiolino, oppure una clip da assicurare alle cinturine di sicurezza, eccetera. Senza dimenticare i dispositivi che non vediamo in quanto già integrati nei seggiolini. Per tutti il funzionamento è molto simile e abbastanza semplice e vede lo smartphone come elemento cardine. Tutti i dispositivi antiabbandono, sia interni che esterni, infatti sono collegati tramite Bluetooth al nostro cellulare e sono capaci di rilevare se ci stiamo allontanando a piedi dalla nostra auto lasciando il bimbo nella vettura. In questo caso il dispositivo interverrà inviando una notifica al nostro telefono. Non solo, se non si interviene nel giro di circa un minuto, il tempo è variabile da sistema a sistema, il dispositivo antiabbandono invierà un SMS di allerta ai numeri di telefono che avremo impostato. Chi riceverà l'avviso, ma dipende anche in questo caso da modello a modello di dispositivo, riceverà anche la geolocalizzazione del luogo nel quale avremo parcheggiato la vettura, rendendo ancora più veloce l'intervento sul bimbo rimasto in auto. Il lato negativo di questi sistemi è che per la loro efficacia è sempre necessario avere con sé, in tasca, nello zaino o nella borsa, il proprio telefono. Con il telefonino rimasto nella vettura, infatti, il dispositivo antiabbandono non si accorgerà del bimbo dimenticato nell'abitacolo dell'auto e di conseguenza non farà scattare alcun allarme. Volendo, esistono quindi anche dispositivi indipendenti dall'utilizzo del cellulare che si collegano alla presa accendisigari da 12 volt. In questo caso il sistema è direttamente collegato ad un sensore di peso da inserire sul seggiolino, che si accorgerà se avremo spento l'auto senza aver preso con noi anche il bimbo. In questo caso saremo avvertiti da un segnale sonoro. Variabili i prezzi, si va da circa 40 euro per i sistemi di antiabbandono più basici fino agli oltre 450 euro di quelli che si integrano direttamente con il seggiolino. E poi, come dicevamo, ci sono i sistemi integrati direttamente nella vettura e l'unico brand ad inserirlo tra gli accessori di serie è Hyundai con il SUV Premium Santa Fe. Il grosso SUV della casa coreana è quindi capace di rilevare la presenza dei passeggeri seduti sui sedili posteriori e allo spegnimento del veicolo ci avviserà tramite una scritta sul cruscotto di controllare proprio la fila di posti posteriori. Con il pacchetto dedicato alla sicurezza, all'avviso sulla console si aggiunge anche un colpo di clacson decisamente evocativo. E voi cosa ne pensate dell'obbligatorietà e del funzionamento dei dispositivi anti-abbandono dei seggiolini per bambini in auto? Ricordatevi di scriverlo nei commenti, di seguire la pagina Facebook e di iscrivervi al canale YouTube di automobile.it. Alla prossima!